Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di Teu Volansivori, detto Teppi, il grande amico di Arno Sarinen. Erano, avevano la stessa età, erano originari della stessa città in Finlandia di Turku, praticamente gemelli perché tutti e due del 45, Teppi del 9 dicembre e Arno dell'11. E la cosa curiosa era che eh, le due famiglie si occupavano della stessa cosa, di bare. Di funerali e i due ragazzi divennero grandi amici quando cominciarono a correre. Prima le gare su ghiaccio e poi motocross, the track e infine anche la velocità. La era un tipo tosto e che si faceva voler bene davvero. Quando arrivava in Italia, tutte le volte era assistito fedelmente da un pilota della 125, Domenico Battilani da Imola. Erano particolari da vedere la pelle chiarissima capelli e baffoni biondi, Battilani nero come la pece. E la cosa curiosa era che la Sivori parlava sì un po' di inglese, ma soprattutto il finlandese, Mocco, Rocco, Rivi, Pilotti, parlano così, mentre Battilani parlava soltanto romagnolo. Eppure si intendevano benissimo, e me li ricordo tutti e due, Chini sui motori smontati, a lavorare affiancati senza parlare. Potenza della passione. La Sivore aveva cominciato prima di Jarno, nel 67, e poi però eh, nel 71 arrivò la svolta. Lui era uno dei tanti piloti ufficiali, ma quando al Gran Premio di Spagna, 71, al Hrama, tutti e due vinsero, Jarno vinse da 250, e Sivore da 350, ed erano le prime vittorie per tutti e due, da allora si guadagnarono l'appoggio dell'importatore finlandese Yamaha, Arvidsson. Quando purtroppo Sarinen, morì a Monza il 20 maggio del 73, la Sivori era pilota ufficiale Yamaha ed ereditò la 250 ufficiale dell'Amico, però non riuscì a portare a casa il titolo mondiale. Fu secondo sia in 2,5 che in tre e mezzo, vincendo comunque cinque Gran Premi. Nel 74 corse anche in 500, sempre con la Yamaha, vincendo anche una gara, e poi dal 75 passò in Suzuki insieme a Barishin, e la sua migliore stagione con la RG quattro cilindri fu quella del '76 che concluse al secondo posto nella classifica mondiale. Purtroppo, nel '77, l'Anzi finì nel team Life dell'omonima fabbrica di Caschi: c'era anche Luchinelli, c'era Perugini, c'ero anch'io, ma da esterno appoggiato ai fratelli Sacchi. E però, a metà stagione, il team fallì: anzi, il titolare, Totti eh, si suicidò: fu un disastro. E naturalmente la stagione fu compromessa, soprattutto per la Sivori e Lucchinelli, senza ricambi, riuscirono ad assalire una volta soltanto sul podio. E l'anno dopo, 1978, dopo chiuse, mi pare, ottavo la sua stagione, la Sivori annunciò il ritiro a 33 anni e forse nemmeno. In totale, 8 vittorie: 7 nelle classi medie e una in 500. Naturalmente eh, la Sivori era un professionista, era molto esperto e certamente più bravo di me, e però mi capitò di fare qualche gara con lui. In particolare, mi ricordo a Imola, una gara internazionale alla fine del 76, Io ero terzo del quarto quella volta, non so come. Fatto sta che all'ultima variante col sole in faccia perché a Imola il sole era molto basso, Allora della 500, finivo un po' fuori dalla linea sullo sporco scivolai. Lui passò salutandomi e andò sul podio. E ancora a Imola, Gran Premio Nazioni del 77, ricordo una battaglia furibonda a quattro, pensate per un decimo posto, tutti i piloti Suzuki, c'era Jack Findlay che sul veloce era in assoluto il numero uno, c'era Steve Parrish, ufficiale Suzuki insieme a Barishin, poi c'era una Simole e c'ero io, i primi due erano a posto, io avevo un problemino non da poco, quando chiudevo il gas... Per qualche frazione di secondo i carburatori rimanevano bloccati e, e, e la moto accelerata, e non era granché bello da, da vedere. E la signora aveva, mi pare, qualche problema al freno. Ricordo sorpassi ruotate. Findlay, che senza il casco in testa sembrava l'uomo più placido dell'universo, in realtà era super aggressivo. Per fortuna, a un certo punto, Findlay si era avvantaggiato una cinquantina di metri perché cadde alla Piratella a curva veloce un budello in mezzo ai car trail, la moto saltava da tutte le parti, finì divisa in due col cannotto spezzato da una parte e, e, e Findlay, conciato male, venne intubato e salvato lì a bordo pista dalla squadra di, di Claudio Costa. Io comunque sono affezionato alla Sivuoli, ancora ogni tanto ci vediamo, alle rievocazioni, e lui ogni volta mi dice, bravo pilotto, non so se mi prende in giro, o cosa comunque siamo legati e eh, quello che più conta siamo stati molto fortunati perché siamo ancora qui a raccontarcela e non siamo in tanti e, e per tanti anni ci siamo anche molto divertiti ciao